Oh oh oh, sono Babbo Natale, benvenuti all'Ippodromo di San Rossore. Beh, scherzi a parte, ben ritrovati dal nostro ippodromo anche per questo giovedì 8 dicembre. Sono all'ingresso principale dell'ippodromo dove è allestita la casetta degli addobbi a cura di Room Set numero 10, un bellissimo negozio di Pisa, idee regalo per questo periodo e non solo, perché da domenica questa casetta tornerà ad essere abitata da Babbo Natale, che riceverà le letterine dei bambini. E adesso andiamo a vedere che cos'è accaduto oggi all'ippodromo. Lo scassinatore allora ne approfitta per scappare da Donna Birbante e da San Rib, poi Monreal con l'intesa Brizio Ciappador. Si è estromesso, crack, nella curva. Donna Birbante intanto va sullo scassinatore, ha nella scia Brizio Ciappador che è murato dall'attacco esterno di San Rib, quattro che possono vincere. Donna Birbante che attacca lo scassinatore, poi Brizio Ciappador e San Rib, lo scassinatore che prova la replica, tutta strada Donna Birbante, poi Brizio Ciappador che si ingamba, tre cavalli in diagonale, lo scassinatore all'esterno, Donna Birbante ancora più a largo, Brizio Ciappador, lo scassinatore. Tre in lotta nel finale in questa prova di apertura, l'handicap per i due anni, più che una sensazione dalle immagini televisive, più che una sensazione appunto la vittoria dello scassinatore. Gavino, sei d'accordo? Sì, dai, anche a me da cavallo mi sembrava di aver vinto, però ora vediamo, è parecchio vicino. Ha reagito a tutti gli attacchi. Ma sì, dai, diciamo che mi è venuta la corsa bene, come mi ha detto Nicolò, ho fatto i comodi miei, addirittura allungato. Mi allungava sempre, come sentiva il cavallo vicino, rispondeva sempre bene. E lo scassinatore porta a casa la prima vittoria in carriera, anche primo piazzamento in questo premio Gutrun che apre il pomeriggio da San Rossore. Partiti After Effect all'esterno, Lethal Grey che lo fronteggia, i due vanno su Dandy the Griff con Lethal Grey che sfonda su After Effect Liborio, Kotahiro allo steccato Dandy the Griff e poi di rincorsa She Moon e Mactan Falls. Lethal Grey, Liborio, After Effect, dietro Dandy the Griff, Kotahiro è quinto in corda e precede She Moon e Mactan Falls sulla curva. Lethal Grey reagisce a Liborio che insiste, Dandy the Griff è terzo in corda, vedo all'esterno After Effect, poi Kotahiro e Shimuna, allunga Lethal Grey, traguardo lontano, rincorso da Liborio, poi Dandy the Griff e Kotahiro all'esterno After Effect, in mezzo alla pista Shimuna in coda, Mactan Falls, Lethal Grey in fuga per la vittoria, inseguito da Liborio, poi da Dandy the Griff e Kotahiro all'esterno After Effect, Shimuna in coda, Mactan Falls, Lethal Grey in vantaggio in piena apnea, rincorso da Liborio, da Dandy the Griff all'esterno da Shimuna che si sta ingambando con il passare dei metri, con Dandy the Griff che va su Lethal Grey, lo trova morbido insieme a Shimun, lo scatto di Dandy the Griff e quello di Shimun, Dandy the Griff, Shimun fino in fondo, terzo Mactan Falls, buono per la prossima. Mario Senna contro Silvano Mulas, alla fine Dandy the Griff gioca d'anticipo sulla rincorsa di Shimun che mette in dubbio la vittoria, molto stretta, attenzione. Ferricelli dice abbiamo vinto, vediamo un po', Mario confermi? Ma forse io avevo un pochino la testa un filino più basso, speriamo, lui arriva molto forte però speriamo di esserci salvati.
Senti Mario, ha corso un po' su tutte le distanze Dandy De Grief, sui 1200 come si è trovato? Ci ho vinto alla grande. No, bene, comunque ha corso bene anche l'altro giorno, poi vengo a parlare con un gran cuore, lui si difende sempre. Fast Money fa partenza anche Black Canyon, anche se Ketterisk è clandestina, si mette dietro by Royal Approval con Fast Money che lotta con Black Canyon, clandestina e Ketterisk. Fast Money lotta ancora con clandestina e Ketterisk, poi ripiega Black Canyon davanti a postino volante by Royal Approval. La fuga di Fast Money in avanti con clandestina, Ketterisk che temporeggia dietro i due, dietro i tre, postino volante con all'esterno by Royal Approval in corda Black Canyon. Addirittura Fast Money all'esterno, clandestina, nella scia Ketterisk, poi di dentro Black Canyon, di fuori by Royal Approval, nella scia di Ketterisk in coda postino, con clandestina e Ketterisk che vanno su Fast Money, inseguiti da postino volante da by Royal Approval, Ketterisk che attacca a fondo, ora la reazione di clandestina, passa Ketterisk in vantaggio, Ketterisk e Dario Di Tocco che se ne va da clandestina e postino volante, Ketterisk che vince per il secondo alla fine postino volante. Oggi era il giorno giusto per Ketterisk che da Siena si è portato un bel seguito di sostenitori, scappa Dario in tribuna, lo hanno sentito tutti. Tu l'hai sentito? L'ho sentito un po' di confusione vicino alle tribune, giustamente la prima vittoria per allenatore, per il signore qua presente, sicuramente sempre soddisfazione. Che dire, Enrico, è andata veramente forte. Qua altro da aggiungere, mi sembra. No, non penso proprio, abbiamo visto. E allora Ketterisk che vince per i colori e il training, prima vittoria da allenatore di Luca Bruni. Giorni festivi all'Ippodromo di San Rossore puoi scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa e puoi vedere da vicino i protagonisti. Come? Partecipa a Dietro le Quinte, la visita guidata gratuita condotta da Elisabetta Savelli.
partiti. Aspromonte, Love Yourself sopra Andrusilla, Bad Choice, Love Yourself sopra Andrusilla, Zia Rosa, Aspromonte, Attrazione d'amore, Sister Sledge all'esterno, poi Bad Choice, Love Yourself si gioca in testa, Zia Rosa accompagna, poi sopra Andrusilla, Aspromonte, Sister Sledge, Attrazione d'amore, Bad Choice, Giocondore, poi due di scuderia, Jedi Master e Galador. Zia Rosa accompagna Love Yourself, terzo in corda e sopra Andrusilla, Zia Rosa fa camminare anzitempo, Love Yourself, i due acquisiscono un certo vantaggio. Quarto e Sister Sledge, Aspromonte, Bad Choice che muove mandando largo a Trazione d'amore. Zia Rosa insiste su Love Yourself e sopra Andrusilla, Sister Sledge, Aspromonte, Bad Choice, Attrazione, Giocondo addirittura. Love Yourself prova a allungare. Dalla minaccia di Zia Rosa, Sister Sledge va di dentro sopra Andrusilla, poi Aspromonte, Love Yourself attaccata da Zia Rosa, da sopra Andrusilla, da Sister Sledge, Love Yourself contro Zia Rosa, tra i due sopra Andrusilla, poi Sister Sledge, Love Yourself contro Zia Rosa, Sister Sledge sopra Andrusilla, Love Yourself in corda, attaccato da Sister Sledge e Zia Rosa, lotta a tre veemente, Love Yourself, Zia Rosa, Love Yourself e Zia Rosa fino a fondo! Strettissima, strettissima tra Love Yourself, Emanuele Altinori, Zia Rosa, il principe Alberto Carrassi del Villar, che rimonta palmo a palmo l'avversario mettendo in discussione al limite della parità. Siamo al limite della parità assoluta e si va dal giudice, terzo e Sister Sledge. Si va agli ordini dello starter, partiti Le Gen, You Are Beautiful, Lord Sakai, Bay of Eagles, You Are Le Gen, You Are Beautiful, Bay of Eagles, Lord Sakai, a largo Sunny River, poi Greg con You Are Beautiful in leggero vantaggio, Lord Sakai che si è coperto, Le Gen è allo steccato, largo Sunny River, dietro a questi Vassim e Greg. Nel frattempo You Are Beautiful, Lord Sakai in corda, di fuori Bay of Eagles, Sunny River e Vassim, le prime cinque posizioni. Sulla curva You Are Beautiful, Bay of Eagles, Lord Sakai, Sunny River, Vassim, Greg, Palais d'Elysée, quando si sta per entrare in addirittura, Lord Sakai nella scia diretta di You Are Beautiful, poi Bay of Eagles, Vassim senza spazio all'esterno, Sunny River.
con la lotta tra l'Orzakai che è all'interno di You Are Beautiful, Bay of Eagles, in mezzo alla pista Sunny River, poi Vassim con Sunny River che va in prima linea ad attaccare l'Orzakai, l'Orzakai contro Sunny River, l'Orzakai in corda, Sunny River di fuori, due vanno a lottare, poi Vassim, l'Orzakai contro Sunny River, si finisce a fruste alzate con l'Orzakai che reagisce a Sunny River che ci crede ancora, l'Orzakai, Sunny River, Vassim, You Are Beautiful. Il cavallo che aveva più titoli in corsa, vincitore di Listed Race, l'Orzakai, svetta nel finale, corsia interna, sfruttata al meglio da Salvatore Sulas che nel finale controlla la situazione. Tore. Sì, vabbè, cavallo che oggi era nettamente meglio di loro secondo me, anche se ho vinto di poco, però sotto ne avevo, mi si fermava perché sono passato anche presto. Però è meglio, gli ultimi sono, c'è altri riferimenti, dai Enrico. Bravo Torre Sulas che porta alla vittoria l'Orzakai nel premio Isellai di Pisa. Vengono offerti degli oggetti dalla ditta Isellai di Pisa a consegnare al proprietario rappresentato dal signor Simone Giotti e Alessandro Pisani. Oggetti ricordo e capi tecnici, credo, qualcosa del genere per il proprietario. E c'è anche il dono per il fantino Salvatore Sulas. Agli ordini dello starter, partiti! Dovrebbe essere tutto pronto per andare agli ordini dello starter. Via gli uomini a posto dietro. Titi. Dicono di te Global Mife, Applejack, Viburno, Margot. Dicono di te, bella frazione, Applejack, Viburno e Margot. L'hanno presa allegra. Poi Global Mife, Shiloh, Eiger, Taki Taki. Killer Coffee, dicono di te si mantiene in vantaggio su Applejack e Viburno, hanno fatto frazione questi per essere dove sono, in coda Lucifero, mi sembra di rilevare.
Nel frattempo dicono di te Applejack, all'esterno Viburno in corda Global Maif, Eiger, Shiloh in corda Margot di fuori, dietro ad Eiger c'è Taki Taki, a largo It's a Good Deal, che precede My Lovely Marty, Kaya Marca, Lucifero, Killer Coffee, Coda Live Simple, Viburno che passa su dicono di te, all'esterno Margot, poi muove intanto anche It's a Good Deal in anticipo lungo su Eiger, Kaya Marca, Applejack, Taki Taki, Shiloh, Killer Coffee, Live Symbol, in coda Lucifero, sulla curva Viburno è in vantaggio su Margot montato in corda, poi c'è dicono di te, all'esterno It's a Good Deal, poi Applejack che precede Global Maif che aspetta il varco che ancora non c'è, addirittura Margot che attacca a fondo la prima linea, e allora Viburno dicono di te, all'esterno Margot, in seconda linea Global Maif, It's a Good Deal, Eiger, a largo di tutti, Shiloh con dicono di te che è in vantaggio su Margot, Eiger in mezzo alla pista, Shiloh, dicono di te, prova a scappare, Shiloh che rincorre, Eiger, questi a lottare, dicono di te che cala, rincorso all'esterno da Eiger che sta passando su Shiloh nel finale, Eiger in vantaggio, Eiger, dicono di te, Shiloh. Stefano, Raimondo, Saio, Eiger, assegno l'incursione del Gonnelli Team, Marco Gonnelli per Gianfranco Turcatti, Eiger, assegno per secondo posto, dicono di te, Shiloh, quindi 5-7-13 e poi Killer Coffee e Lucifero, troppo lontani per poter far l'arrivo sia Killer Coffee che Lucifero che è entrato ultimo all'ingresso addirittura. Ed eccolo qua, anzi eccoli qua, gli ultimi vincitori della giornata, chiude in bellezza Stefano Saiu con Eiger. Mi è venuta bene, guarda, mi hanno camminato, mi hanno portato fino agli ultimi 300, è venuto tutto perfetto, dopo il fiato. E si conclude con un po' di fiatone, ma in maniera vincente, la corsa di Stefano Saiu, detto Ciuffo, in sella a Eiger. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento a San Rossore, ma tra non molto ci rivedremo perché domenica 11 saremo di nuovo qua con ancora tante iniziative da proporvi. Naturalmente vi aspettiamo.